Il meglio degli eventi sportivi. Sono stati oltre una quarantina i protagonisti dell'evento di Bike Trial che domenica 3 luglio ha tenuto botta in quel di Alpette, grazie alla sapiente organizzazione delle Valli del Canavese Trial Team, la piccola ma sempre attiva comunità del nostro territorio, è stata teatro della terza tappa del Campionato Italiano WISP, che ha portato in asse di partenza diversi atleti di livello che hanno offerto spettacolo e passaggi davvero di tutto rispetto. Belle impegnative le quattro zone che sono state realizzate nell'occasione, eccellente la cornice di pubblico, tra addetti ai lavori, appassionati, semplici curiosi che hanno trascorso alcune ore godendosi una disciplina che anche da noi ha un certo seguito. Entrando nello specifico della gara canavesana, nella classe 1, affermazione di Simone Titli, che ha dato ampiamente prova della sua abilità, centrando successo con pieno merito. Alle sue spalle si sono posizionati Luca Tombini e Orfino Elia, mentre quarta piazza per Andrea Pilo. Nella classe 2, invece, il duello tra Alessio Bonomelli e Marco Pozzali si è risolta con la vittoria del primo, mentre nelle file dei veterani Federico Zonca, del team Villongo, si è imposto nei confronti di Marco Genovesi e Angelo Pozzali. Tantissimi quei giovani che hanno animato la bella giornata in quegli Alpette che ha portato nel nostro territorio un evento di primissimo livello. Nelle file degli Under 10, vittoria di Diego Mazzola nei confronti di Enrico Granchi e Roberto Corrent, mentre tra gli Under 12 è stato Mauro Natalizzi a mettere tutti in fila, a iniziare da Simone Libertino e Luca Gamba. Per quanto concerne la classe Under 14, la vittoria è andata a Davide Zonca, medaglia d'argento per Giulio Genovesi, mentre il canavesano Davide Bertoldo è chiuso in terza posizione. E ancora nelle file delle Under 16, oro di giornata per Patrick Losa, che ha preceduto il duo composto da Fabio Mazzola e Luca Massa. Proseguendo nella categoria Hobby Verde, affermazione di Andrea Petenzi, piazza d'onore per Matteo Marinai e gradino basso del podio per Valerio Siviero. Nell'Hobby Bianco, nei primi tre posti, troviamo Michele Cataldo, Davide e Lorenzo Taole, mentre nell'Hobby Blu si è imposto Luca Pesenti. Il bilancio finale è alla fine ottimo e gli organizzatori hanno centrato appieno l'obiettivo.
Il meglio degli eventi sportivi.